C'è la gente del meeting, mi piace l'entusiasmo che c'è. Tutto l'entusiasmo di tutti questi giovani. Aspetta. Взаимо понимание. Dialogue de l'autre. Qui si vede questa amicizia. Lo spirito dei giovani. Very amazing. Niente insegnamento per il resto dell'anno. Nasce così il festival culturale più frequentato al mondo. Quasi 800.000 presenze provenienti da 20 paesi, 130 incontri, 350 relatori, 8 mostre, 35 spettacoli, 10 eventi sportivi, 170.000 metri quadrati allestiti, 1.000 operatori dell'informazione accreditati, oltre 200 partner sponsor. È un grande evento culturale, una festa, un luogo dove, come disse Giovanni Paolo II durante la sua visita nel 1982, si costruisce una civiltà che nasce dalla verità e dall'amore. Al meeting si guadagna una cosa veramente che è un valore infinito, che è il calore umano, l'armonia, la familiarità che esiste dentro del meeting di tutti noi qua. Vorrei trovare un altro senso di amicizia diversa qui. Io ho fatto una domanda da solo e dico: perché tutta questa gente vuole venire qua? Per cosa? No? Sicuro sarà qualcosa di importante da scoprire.
chiamo i telefoni. Ciao. Ah, certo, come stai? Ciao. Ciao. Ormai prenditi un po' più di tempo per la prima, sì, e poi, così come se tu hai da dire a lui e viceversa, ci esatto, si interviene. Sai che noi della radio siamo sintetici, sì, in un minuto riusciamo a dire tutto. Attento ma sobrio. Cominciamo. Bene, buonasera, benvenuti a questo incontro del meeting di Rimini. Evidentemente il meeting sulla certezza non poteva non invitare a un paragone figure del mondo dell'informazione, perché la certezza tiene in modo inevitabile, come tutti possiamo immaginare, come tutti facciamo esperienza quotidianamente col tema dell'informazione, della notizia, del far conoscere che cosa accade, fatti, persone, opinioni. E siccome il meeting si sta paragonando in questi già da questi primi giorni col tema della certezza, sta emergendo in modo clamoroso, imprevisto anche rispetto alle nostre stesse aspettative, quanto il tema della certezza sia decisivo oggi nella nostra società. Ce lo ha documentato nella giornata inaugurale il presidente Napolitano, che ha rivolto proprio da qui un appello a tutta la nazione, a tutti coloro che hanno responsabilità nel nostro paese, a riguardo di una possibilità di uscita dalla confusione e quindi dalla incertezza. Facendo un appello, ma poi mi piacerebbe sentire una reazione dei nostri ospiti, a tornare a parlare il linguaggio della verità, ha detto. Così come abbiamo visto ieri pomeriggio, ieri abbiamo avuto alle 17 ospiti alcuni tra i protagonisti della rivoluzione di gennaio al Cairo, cattolici, ortodossi e musulmani, che insieme ci hanno testimoniato in modo assolutamente sorprendente, loro che avrebbero potuto avere mille ragioni per essere lontani, distanti, fondati su certezze opposte, nemiche, ci hanno testimoniato il cammino di questi mesi che ha fatto scoprire loro la possibilità di una certezza comune come speranza per il futuro. E ci hanno dimostrato, ci hanno indicato, ci hanno segnalato come la certezza, in qualunque condizione l'uomo si trovi, è necessaria per vivere. Senza certezza l'uomo non può muovere un passo, così come il bambino senza la certezza della mano della madre non saprebbe inoltrarsi nella stanza buia. E il tema della certezza, e il mondo dell'informazione ogni giorno ha a che fare con questo, è tanto più urgente quanto più il mondo è in rapidissimo cambiamento. Quanto più crollano sicurezze, stati di vita, situazioni, nazioni intere, tanto più emerge prepotente la domanda: ma c'è qualcosa di certo? Possiamo contare ancora su qualcosa di certo per vivere, per faticare, per fare sacrifici? Ecco, è proprio in questo contesto che noi
abbiamo pensato di invitare alcuni direttori di giornali, di radio, chiedendo loro un contributo, una riflessione, a partire dalla loro esperienza, sul grande tema della certezza. Rispetto al programma che avete visto nel catalogo meeting, vedete che manca una persona, Roberto Napoletano, direttore del Sole 24 Ore, che due giorni fa è stato vittima di un incidente che gli ha procurato alcune fratture agli arti. Siccome è accaduto 48 ore fa, sperava di essere con noi, ma fisicamente non ce l'ha fatta. Si scusa e si impegna a tornare, direi, il prossimo anno. E allora il dialogo oggi sarà con due dei direttori che abbiamo invitato, che sono Antonio Preziosi alla mia sinistra, che è direttore del giornale Radio 1 e di Radio 1 Rai. Grazie. E alla mia destra Virman Cusenza, direttore del Mattino di Napoli. Tutti noi, chi più chi meno, chi per curiosità, chi per lavoro, ogni mattina legge qualche giornale, ascolta qualche giornale radio. E la domanda che potrebbe farsi è: dopo questa lettura, dopo questo ascolto, posso dire di iniziare la giornata, di inoltrarmi nel lavoro e nella vita ordinaria con qualche certezza in più? Con qualche certezza in più rispetto alle domande, agli interrogativi con cui mi sono alzato da letto? Allora io chiederei a Preziosi, Cusenza, per iniziare il nostro dialogo, che cosa evoca in loro il tema del meeting, il tema della certezza, per esempio conducendo, guidando, costruendo ogni giorno tante e tante edizioni di un giornale radio. Grazie. Grazie Alberto, grazie innanzitutto agli organizzatori del meeting per avermi invitato. È una domanda forte e stimolante quella che ci porge Alberto Savorana. Lui ci chiede se dopo la lettura dei giornali, se dopo l'ascolto dei giornali radio del mattino, noi abbiamo la possibilità di avere delle certezze in più rispetto al momento in cui ci siamo addormentati. Bene, è una domanda, ripeto, molto impegnativa, alla quale io posso dare una risposta. La certezza che noi possiamo dare ai nostri ascoltatori è che le notizie che loro hanno ascoltato all'interno dei nostri giornali, all'interno dei nostri giornali radio, sono notizie certificate, verificate, credibili, valutate da una grande redazione e da una grande struttura, qual è quella del giornale Radio Rai e di Radio 1. È un tema stimolante quello della certezza delle notizie, perché Radio 1 ha una sua grande missione ed un suo grande motto, il quale motto è: la notizia non può attendere. Che cosa significa per Radio 1 che la notizia non può attendere? Radio 1 è un canale acceso 24 ore su 24, che ha una sua articolazione di palinsesto, un suo modello organizzativo. Questo modello organizzativo prevede che il canale sia appunto acceso 24 ore su 24, sia completamente in diretta, e quando le notizie non le danno le 54 edizioni del giornale radio spalmate sui tre canali, Radio 1, Radio 2 e Radio 3, Radio 1 ha la possibilità, di fronte alla breaking news, di fronte all'ultima ora, di fronte all'aggiornamento, di modificare in corsa il suo palinsesto e di dare ai radioascoltatori conto e contezza di ciò che sta accadendo nel mondo. Lo abbiamo fatto in questi giorni, lo stiamo facendo in queste ore, ad esempio lo stiamo facendo sugli avvenimenti libici. L'altra sera, subito dopo la prima notizia che la situazione in Libia stava evolvendo in un certo modo, abbiamo aperto un filo diretto, a cui ha partecipato anche il ministro degli esteri Frattini, e in tempo reale abbiamo dato ai nostri radioascoltatori aggiornamenti e commenti su ciò che stava succedendo. Lo abbiamo fatto con voi, con la nostra diretta, con l'intervento iniziale del capo dello Stato Napolitano. L'abbiamo fatto con la giornata mondiale della gioventù, da Madrid, con la diretta del mattino, con l'intervento del Papa.
Questo è il modello di Radio 1, modello in cui appunto la notizia non può attendere. Che cosa vuol dire che la notizia non può attendere? Che dobbiamo arrivare per forza primi? Che il fatto che la notizia debba arrivare prima degli altri, questo debba portare a detrimento della sua certezza, della sua verificabilità, del suo essere cioè una notizia certa, sicura e molto ben valutata? Assolutamente no. Quello che noi ci imponiamo come prima radio italiana e come primo giornale radio italiano è che tutto ciò che vada in onda abbia, per così dire, una sua, aperte virgolette, oggettività, una sua verificabilità. Ciò che si muove, cioè nella mente e nel cuore di ciascuno di noi, è che non dobbiamo andare a discapito della precisione, della certezza dell'informazione per il gusto di arrivare primi. Per cui dobbiamo assolutamente cercare dare della notizia ciò che oggettivamente la notizia stessa propone. Ho ancora nella mente una bellissima lezione fattami qualche anno fa, quando ero ancora giovane studente della scuola del master di Perugia, da un grande direttore del TG1, alla cui memoria mi inchino, Emilio Rossi, il quale Emilio Rossi ci raccontava che di fronte alle notizie di uccisioni, di attentati, di disgrazie, la sua prima premura era quella di chiedere ai propri colleghi, ai propri giornalisti, se le famiglie fossero state avvertite. E allora, la certezza della notizia da un lato, ma anche il rispetto dell'uomo, il rispetto dell'individuo dall'altro, il rispetto della verità. E questo noi dobbiamo perseguire con tenacia. Il fatto cioè di essere sul mercato dell'informazione non deve portarci ad essere, diciamo così, superficiali, a cadere in quelli che sono oggi i peccati del giornalista, la fretta, la superficialità, l'improvvisazione. Consapevoli del fatto che noi, attraverso un nostro intervento, possiamo cambiare, forse addirittura per sempre, le vite degli altri. E in questo senso siamo animati da un tasso di responsabilità e di eticità ancor maggiore. La notizia non può attendere quindi a Radio 1, ma la notizia può attendere se non è verificata, se non è certa e soprattutto se non è una notizia appunto che dà all'ascoltatore la certezza, una volta svegliatosi al mattino dopo la sigla del giornale radio, che quella notizia che ha sentito nel nostro giornale è una notizia di cui può stare tranquillo e di cui può stare sereno. Bene, io innanzitutto vi saluto e ringrazio appunto gli organizzatori del meeting per avermi invitato, ed è un invito che mi fa particolarmente piacere perché ho sempre apprezzato un po' il pathos che questa manifestazione insomma trasmette a tutti coloro che anche non hanno avuto l'occasione di passarci in carne ed ossa, diciamo, e oggi effettivamente seduto qui insomma lo avverto e lo si avverte anche perfino insomma camminando e passeggiando per i corridoi. Faccio questa premessa perché proprio da un dato molto umano e personale che vorrei partire, perché a questa conclusione sono arrivato per raccontare un po' il tema appunto della certezza, che è il tema interessantissimo del meeting di quest'anno. Cioè mi ero detto e anche preparato insomma una scaletta delle cose da dire, dopodiché poi l'ho appallottolata e gettata nel cestino, non perché alcune riflessioni non fossero secondo me pertinenti o utili, ma perché ho pensato che fosse più efficace raccontarvi sulla carne, diciamo così, di chi la vive, l'informazione quotidiana, che purtroppo di certezze non vive. Perché appunto è su questo che vorrei insomma richiamare la vostra attenzione. La certezza o la verificabilità, come ha detto giustamente Preziosi prima, della notizia è essenziale ed è anche il nostro faro, la nostra bussola quotidiana. Purtroppo però spesso, e anche per il tipo di notizia con cui si ha a che fare, la certezza nel senso della blindatura della notizia, la sua totale verificabilità al mille per mille a volte non è possibile, quindi questo comporta un margine di rischio che la nostra professione comporta, perché le notizie masticate, impacchettate, offerte e poi insomma affastellate negli scaffali appunto dell'informazione purtroppo non sono le migliori.
diciamo la verità. Quindi per avere una notizia, specie se scomoda, spesso bisogna fare un lavoro di verifica e di appunto approfondimento che comporta, ripeto, un rischio. Questo rischio è poi, come dire, attutito dalla credibilità del giornalista, dalla sua capacità di approfondimento, dalla sua insomma possibilità di come dire, introspettarne tutte le varie sfaccettature. E allora, partendo dalla certezza e quindi neanche nominando la parola verità, che invece sinceramente mi spaventa proprio da giornalista, perché è esattamente quello a cui tendiamo, è una tensione appunto etica, morale, spirituale, intellettuale, ma certamente non l'approdo di questa professione, e chi dice il contrario a mio giudizio non è in buona fede, perché un giornalista che propina verità a mio giudizio, non è un giornalista, è un giornalista che vorrebbe tanto, come dire, assurgere a ruoli che non ha, evidentemente, di cui vorrebbe appropriarsi, ma che in realtà la professione non gli mette in mano. Molto più umilmente, il giornalista è un raccontatore però di fatti, di appunto notizie che vanno verificate. E allora, come si fa a verificare queste notizie? Come si fa a appunto a raccontarle nel modo più corretto possibile, rispettando innanzitutto i principi, i cardini, come per esempio prima Preziosi si richiamava a questa lezione di giornalismo che appunto veniva data sulla verifica innanzitutto dei parenti, se sono informati i parenti, cioè la persona innanzitutto. Ecco, si fa coltivando quello che io chiamo il dubbio, cioè il giornalista più che l'uomo della certezza è l'uomo del dubbio, almeno tale io mi ritengo. Ecco, perché il dubbio? Perché il dubbio, a mio giudizio, è la capacità di porre domande. Dalle 5 W che ci hanno insegnato alle scuole di giornalismo, appunto i 5 perché, del dove, come, quando, eccetera eccetera, e chi soprattutto, ecco, a questo punto però è un metodo per filtrare una griglia, per appunto osservare la realtà e soprattutto cercare di appunto rispondere a questa esigenza appunto di verifica. Allora, più dubbi si hanno, a mio giudizio, miglior giornalismo si fa. Naturalmente avere il dubbio non significa poi non scegliere, perché alla fine di una giornata faticosa, complicata, come sa chiunque faccia questo mestiere ormai, cioè, oggettivamente poi il dubbio lo si lascia a casa, o quantomeno lo si lascia nella propria interiorità, e poi c'è un approdo giornalistico che è appunto la confezione del prodotto che contiene il dubbio stesso, ma che naturalmente lo supera nel momento in cui si sceglie di tagliare la notizia, di titolarla, di appunto impaginarla in qualche modo. E allora io dico sempre appunto ai giornalisti con cui lavoro che appunto il dubbio è sovrano, il dubbio è, deve essere la nostra guida, nel senso appunto che ci deve costringere appunto a farci queste domande, a tentare una risposta. Guai quando non lo facciamo. Io vedo fare i peggiori errori della nostra professione esattamente quando questo dubbio non c'è stato, quando quella verifica non è stata fatta, quando probabilmente non si è scelto tra tutte le angolazioni possibili anche di una foto, perché magari quella foto nelle sue varie appunto nei suoi vari scatti ci poteva dare una non dico verità, insomma, ecco, che poi ci ingarbugliamo con le parole e con i concetti, ma certamente ci poteva dare un angolo di osservazione in più e quindi offrirci un pezzettino di realtà in più, sempre poi sottoponendolo al lettore, che è appunto sovrano nella sua scelta. Anche qui io penso che i lettori vadano serviti, in questa parola servire c'è tutta l'umiltà di chi, diciamo, in qualche modo molto più laicamente e prosaicamente svolge un ministero, che appunto il ministero, diciamo, che poi significa appunto lavoro di servitù da parte del giornalista, e quindi poi la offre ai lettori, e poi quanto più è credibile, quanto più è efficace, ovviamente quanti più lettori c'ha. Poi altra cosa, diciamo, essendo stato una scuola prevalentemente letteraria, la mia ambizione non è quella delle folle oceaniche di lettori, perché so che tra l'altro con la carta stampata oggi questo è un miraggio. Se vogliamo, preferisco un metodo manzoniano, che è quello dei famosi 8 lettori di cui ci parla Manzoni, cioè quelli buoni, quelli che ci credono, quelli che hanno scelto veramente di leggere appunto l'autore in questione. Ecco, in questo senso fidelizzare, convincere, ma al tempo stesso rispettare e lasciare che sia il lettore a farsi l'ultima opinione, non conculcare la sua libertà, non restringere il suo spazio di opinione dicendo io ti scodello la pappina che la mattina devi appunto in qualche modo assimilare, o ti deve intrigare o ti deve solleticare.
E in questo devo dire, cioè, appunto, il filosofo Hegel definiva il quotidiano la lettura, la preghiera dell'uomo laico. E in questo senso, secondo me, è un accompagnamento appunto importante, che non può essere naturalmente sostitutivo ad altri valori, ma può essere un percorso, una strada, ecco, che ci può consentire giorno per giorno di appunto o coltivare dei nuovi dubbi su delle certezze che avevamo, oppure di rafforzare dei convincimenti e delle convinzioni su dei dubbi che avevamo. Quindi ha una doppia funzione, comunque sempre molto, come possiamo dire, maieutica in un certo senso. In questo senso, ecco, ho trovato bellissimo oggi, sfogliandolo, grazie agli amici appunto che mi hanno regalato l'ultimo volume di Luigi Giussani, Ciò che abbiamo di più caro, la frase appunto che Giussani richiama commentando Mounier, quando dice che appunto che la verità nasca dalla carne, significa che la verità deve determinare un cambiamento nel rapporto con gli altri, essenzialmente. Che cosa intendeva dire Giussani? Cioè, effettivamente questa verità, lui la chiama verità perché parla di una verità spirituale che certamente è superiore alla verità, tra virgolette, cioè alla notiziabilità, chiamiamola così, giornalistica. Cioè, intendeva che questo tipo di messaggio, ecco, deve determinare un cambiamento in chi lo recepisce. Quindi diceva McLuhan che il medium è il messaggio, però in questo senso andiamo ben oltre, cioè noi in questo, il medium, cioè il giornale, la notizia, diventano l'occasione appunto per un cambiamento, per una apertura di sguardo, di osservazione, per un superamento anche intellettuale oppure etico. Ecco, in questo senso è un piccolo contributo che a tutti i livelli, dall'ultimo giornale di provincia al più importante giornale internazionale, secondo me noi possiamo dare. Io mi fermerei per ora qui e poi insomma ci torniamo. Tu hai parlato di... Tu hai parlato di una tensione alla verità che comunque deve animare il lavoro giornalistico, ben sapendo che le certezze che comunicate sono sempre approssimative. E il presidente Napolitano, nel suo intervento al meeting, ha invitato tutti a parlare il linguaggio della verità, dicendo che il linguaggio della verità non induce al pessimismo e allo scoraggiamento, ma essere più attenti, critici, e propositivi e costruttivi. Allora, per te, al GR, a Radio 1, cosa significa parlare il linguaggio della verità? Ah, innanzitutto sottoscrivo appieno le parole del presidente Napolitano, e poi, se mi consenti una battuta, io direi che la verità è molto più facile, molto più comoda, molto più rasserenante della bugia. Ma quanto è faticoso dire le bugie oggi? E quanto può essere ancora più faticoso dire le bugie per un giornalista che per mestiere deve raccontare la verità? Quindi non partire da tesi precostituite, non partire da preconcetti, non partire con l'idea di dimostrare qualcosa che magari non è dimostrabile. La verità è, cito un'enciclica di Benedetto XVI, ha il suo splendore, lo splendore della verità, e quindi in questo è molto più lieve, molto più facile da raccontare rispetto alla menzogna. Quante volte bisogna arrampicarsi sul muro appunto per raccontare una balla ai propri lettori, ai propri ascoltatori, ai propri telespettatori? Così non va. Io trovo molto più tranquilla e molto più rasserenante l'esercizio del racconto della verità, che è poi quello che ci deve appartenere. Lirman ha detto una cosa molto bella, ha detto che i giornalisti sono dei raccontatori di verità. Prima di essere raccontatori di verità sono cercatori di verità, quindi occorre che abbiano, dal loro punto di vista, un metodo di ricerca onesto, professionale, certificato dalla loro stessa professionalità, che è quella della buona fede, quello di voler dimostrare veramente, non, ripeto, una tesi preconcetta, ma un esercizio concreto e reale di verità. Mi hai chiesto come facciamo a raccontare la verità al giornale radio. Noi abbiamo una ricetta molto semplice, che è costituita da tre ingredienti. Si chiamano chiarezza, completezza e immediatezza. La chiarezza: noi ci rivolgiamo a un pubblico indistinto di ascoltatori. Gli ultimi dati di Audiradio ci avevano detto, prima che poi le rilevazioni fossero sospese, che Radio 1 contatta quasi 8 milioni di persone al giorno, quindi 8 milioni di italiani al giorno ascoltano la prima radio italiana.
per questa ragione bisogna essere chiari, cioè bisogna parlare un linguaggio facile, un linguaggio intellegibile a tutti. Nel 1959 un grande direttore di Radio 3, Enzo Forcella, scrisse un saggio che si intitolava 1500 lettori. Era un saggio che praticamente metteva l'indice contro il malcostume della informazione politica. Diceva che in Italia si faceva informazione politica con un linguaggio da iniziati destinato a 1500 persone, 630 deputati, 315 senatori, una manciata di consiglieri comunali, regionali, provinciali, qualche confindustriale, qualche cardinale, ci metteva dentro Forcella, e quindi un pubblico estremamente ristretto. A distanza di oltre 50 anni da quel saggio, noi oggi ci imbattiamo nello stesso problema, quello di fare un'informazione chiara, che non abbia un linguaggio per iniziati, ma un'informazione che debba essere invece veramente rivolta a tutti, con la stessa onestà e con la stessa chiarezza, che è quella di voler far capire quello che diciamo, piuttosto che fare in modo che attraverso di noi il soggetto A veicoli un messaggio dedicato al soggetto B e non a quello dei lettori. Secondo ingrediente, la completezza. Perché io parto da un presupposto molto chiaro e molto semplice. Le notizie si danno, non si nascondono. Le notizie, le nascondiamo noi, le darà qualcun altro. Quindi i nostri giornali devono essere necessariamente completi, senza che nessuno di noi si preoccupi di dispiacere a questo o a quello, o di far piacere a questo o a quell'altro. Quindi ingrediente della completezza. Terzo ingrediente, l'immediatezza, quello della notizia che non può attendere, perché la notizia non va tenuta in frigorifero, non va tenuta cioè in attesa di capire l'effetto che fa. Quando è certa, quando è sicura, va data, e la radio in questo è uno strumento meraviglioso, perché con un telefono cellulare in qualunque parte del mondo tu stia ti dà la possibilità di parlare con il resto del mondo e di poter comunicare quello che sta accadendo. Questi sono i tre ingredienti della ricetta. Secondo me sono ingredienti validi, ingredienti vincenti, e lo testimonia la grande vitalità che oggi ha la radio. Io mi sono veramente emozionato molto quando qualche settimana fa ho letto il rapporto del Censis che ci diceva che tra gli strumenti tecnologicamente più antichi, la radio manifestava una grandissima vitalità e una grandissima vivacità. Per quale ragione? Perché il nostro lavoro ha fatto togliere la polvere alla radio. Siamo riusciti a togliere dalla radio quella con i manopoloni dei nostri nonni, quello che c'era di stantio, e abbiamo fatto in modo che la radio, con la sua elasticità, con la sua duttilità, con la sua capacità di arrivare prima sulle notizie, potesse cavalcare veramente la tecnologia. Oggi la radio non la si ascolta soltanto dalla vecchia cara radiolina, la si ascolta dal web, la si ascolta dai telefoni cellulari, la si ascolta dal satellite, e quindi lo strumento che più di tutti ha una capacità, una forza di penetrazione nuova. Per questo dobbiamo essere ancora più attenti, ancora più responsabili, per non ingannare i nostri radioascoltatori ed essere all'altezza delle aspettative che abbiamo. Bene, io volevo tornare al concetto citato prima, appunto, di Giussani, appunto, della verità che nasca dalla carne. In che senso? Anche perché questo consente di come dire, riportare insomma, sulla personalità, sul quotidiano, sul vissuto di ogni giornalista, appunto, di qualunque genere si tratti, dalla carta stampata, alla televisione, appunto, alla radio, per dire, appunto, quanto poi questa esperienza, appunto, professionale sia tradotta come dire, in un corpo che si sposta, che incontra, che discute, che insomma in qualche modo interagisce, appunto, con l'ambiente circostanza. Anche perché questa professione, non è una novità quella che sto per dire, vive anche un momento complicato per la semplice ragione che spesso si trova a fare un lavoro mediato da ancora addirittura altri mezzi di comunicazione all'interno sempre della professione giornalistica. Che cosa intendo? Cioè che prima, quando il monopolio dell'informazione era chiaramente soltanto la carta stampata, i giornali erano come dire, fonti di notizia, produttori di notizie che verificavano insomma, dall'inizio alla fine in prima persona. Non c'erano altri mezzi che poi sono arrivati pian pianino, come appunto le agenzie, appunto la radio, la televisione, eccetera. Quindi in sostanza chi faceva carta stampata, come appunto è capitato a me di farne, alla fine verificava al proprio interno, aveva una sorta di monopolio, possiamo dire, della verifica, quindi dell'attendibilità della notizia stessa.
Oggi è molto diverso. Il rischio della carta stampata è quella di fare quella che io definisco informazione di secondo grado. Che cosa intendo? Cioè intendo che spesso le notizie arrivano ormai appunto dalle agenzie, dai siti che addirittura già le tagliano, nel senso che danno una piega già anche precisa alle notizie, e i giornali si trovano ad apprenderle certe volte in diretta anche con i cittadini. Ovviamente poi i giornali fanno un lavoro di approfondimento, di ricostruzione, di verifica per l'appunto, e spesso anche, soprattutto una gerarchia anche di importanza delle notizie stesse. Questo che cosa comporta? Comporta il fatto che il giornalista della carta stampata, cioè il giornalista che per definizione dovrebbe approfondire sempre di più ogni notizia, dovrebbe appunto a quel punto non essere dipendente da altre fonti di informazione e non né emularle né soprattutto copiarle. Invece, per un certo periodo almeno, c'è stata una tendenza anche abbastanza preoccupante nella nostra professione, che è quella di riprodurre praticamente lo schema delle notizie, addirittura la gerarchia, in certi casi addirittura l'approfondimento della notizia stessa che ci arrivava da altre fonti di informazione. E questo ovviamente ha generato una crisi del settore, diciamo in particolare della stampa quotidiana, che è quella appunto che i giornali oggi stanno vivendo, con un calo anche diciamo della diffusione, o quantomeno un calo di quella che per definizione è appunto la carta stampata, ma un'espansione anche invece in altri mezzi, appunto sono i siti web, sono ormai la versione elettronica dei giornali sull'iPad, eccetera. Tutto questo per dire che cosa? Che appunto a proposito di verità, a proposito di verità che nasce appunto dalla carne, che senza un approccio diretto con la notizia, senza uno scontro, potremmo dire un incontro-scontro con i fatti, probabilmente la nostra professione praticamente si andrebbe impoverendo sempre di più, trasformandosi in quel lavoro, tra virgolette, da laboratorio, quella che io chiamavo informazione di secondo grado, che invece è un'emulazione, una riproduzione della notizia filtrata da altre fonti, poi sulla carta stampata. Quindi perché è importante ritornare con i piedi per terra, ritornare con l'umiltà appunto dei cronisti a raccontare in presa diretta le cose? Esattamente per questo, innanzitutto perché si garantisce al lettore un servizio molto più onesto, cioè un servizio che è frutto dell'esperienza diretta del giornalista. E diciamoci la verità, oggi sempre più raro che accada questo, perché la velocità delle informazioni è tale che è impossibile in certi casi far coprire a tutti i giornalisti in presa diretta un servizio. Questo che cosa comporta? Comporta il fatto che il valore aggiunto del cronista in certi casi non ci può essere, perché è un'informazione immediata. Lo sa benissimo Preziosi, che ovviamente come tutti i giornali, come tutti diciamo appunto radio o tele che siano, alla fine deve fare i conti anche con delle scelte, quindi i giornali, i telegiornali, i radiogiornali che siano, in certi casi possono mandare l'inviato sul campo raccontando i fatti in prima persona, in altri casi invece assumono informazioni da altre fonti di informazione, per esempio, non lo so, per quanto riguarda gli esteri, oggi, insomma, non so se vi è chiaro che i giornali, cioè la presenza di inviati sul teatro di guerra libico è ridottissima. Noi abbiamo un'informazione che arriva in buona parte dalle agenzie di stampa, che comunque sono colleghi ovviamente sul campo, da mezzi di comunicazione spesso anche in lingua straniera che vengono tradotti, siti di informazione, ecco, però il famoso inviato di guerra alla Montanelli o più recentemente per capirci alla Ettore Mo sta sparendo, è un dato della nostra professione che purtroppo con cui bisogna fare i conti. Questo non significa che non ci siano più cronisti a raccontare le cose, ma purtroppo, ed è questo il rischio da evitare, la deriva da evitare, appunto si rischia di avere un'elite, un gruppo molto ristretto insomma di chi fa informazione, ecco questa sì, di primo grado. Quindi ecco, a proposito dei dubbi che vi dicevo, anche qui il dubbio può crescere nel momento in cui c'è un impatto diretto con l'avvenimento, con il fatto, con la notizia, con un'intervista, con appunto con i propri occhi soprattutto. E altrimenti si prende appunto, c'era una volta un famoso appunto slogan pubblicitario, diceva a scatola chiusa soltanto a rigoni. Ecco, in questo caso ci sono molte informazioni a rigoni purtroppo che siamo costretti a prendere e soprattutto a fornire appunto ai nostri fruitori, che sono appunto i
lettori, ecco, o i lettori o ascoltatori o telespettatori, ed è questa appunto una cosa da evitare accuratamente. Come la si fa? Secondo me il mercato seleziona. È evidente che oggi, da questo punto di vista, ciascuno vuole una gradualità diversa di questa verità giornalistica, cioè c'è chi vuole una notizia molto approfondita e parte addirittura dall'approfondimento, c'è chi invece si accontenta semplicemente del cosiddetto flash, cioè della sua scarnificazione massima, la sua essenzialità, cioè il fatto nudo e crudo, e c'è chi invece lo vuole appunto declinato e argomentato in varie sfaccettature. Sono ovviamente tutte come dire, offerte di una, quella che abbiamo chiamato verità giornalistica, ma che secondo me mantengono la propria, diciamo, forza, la propria, il motivo di esistere, la ragione di esistere, soltanto se sono frutto della carne diretta del giornalista. Tu hai parlato di chiarezza, completezza e immediatezza nell'informare. Sì. Cusenza ha fatto riferimento all'incontro scontro con i fatti. Entrambi, insomma, ci fate capire che nel vostro mestiere, e in particolare in una direzione, c'è una virtù che va praticata, che è la virtù dell'attenzione alla realtà, che sembra una cosa molto semplice, quasi scontata. Eppure oggi appare una delle virtù più difficili, più rare da trovare. Il grande scienziato Alexis Carrel scrisse che molta osservazione e poco ragionamento portano alla verità. Molto ragionamento e poca osservazione conducono all'errore. Mi piacerebbe se ci raccontaste qualche episodio della vostra attività professionale, della vostra responsabilità di conduzione in cui l'osservazione, la registrazione di qualche dato della realtà vi ha costretti, vi ha indotti a cambiare, a correggere opinioni, giudizi su fatti, persone, e quindi di conseguenza a informare su fatti, persone e circostanze in modo diverso da come la scaletta o il timone del giornale aveva ipotizzato o previsto. Beh, questa è una cosa che accade praticamente tutti i giorni. Noi ci confrontiamo tutti i giorni con la necessità di verificare se l'ordine del giorno, chiamiamolo così, è quello giusto o se ci stanno propinando qualcosa di sbagliato. Ho molto apprezzato questa parte dell'intervento di Cusenza, perché ha aperto un vaso di Pandora dedicato a queste tematiche che tu ci metti in evidenza, ma che porta ad esempio a parlare di argomenti importanti come la crisi della figura dell'inviato speciale. Oggi i giornali, per questioni di tipo economico, di sicurezza, eccetera, tendono a risparmiare sull'invio di persone sul posto dove i fatti avvengono. E se c'è una cosa di cui sono certo in 20 anni di carriera giornalistica è che le cose si vedono e si raccontano bene soltanto se si è testimoni delle cose che noi andiamo a raccontare. E che ci si può fidare, ci si deve sicuramente fidare delle fonti intermedie. Le agenzie di informazione svolgono un lavoro meritorio e di grandissimo valore, ma che i tuoi occhi sono sicuramente quelli che ti danno maggiore responsabilità. Io ricordo sempre, quando mi capita nel tempo libero di parlare ai miei studenti dell'università, l'episodio che avvenne il 25 dicembre del 1989 a Timișoara, in Romania, quando nel bel mezzo della rivoluzione, della caduta del patto di Varsavia, si raccontò con dovizia di particolari di una strage con 14-15 mila morti che era stata consumata, sarebbe stata consumata nella città rumena di Timișoara. Forse non tutti sanno, ancora oggi, a oltre 20 anni di distanza, che quella strage non c'è mai stata, e che a scoprire che quella strage non c'era stata, ma che c'era stata una grande manipolazione dell'informazione, furono due freelance italiani che a loro spese e a loro rischio e pericolo si erano recati sul posto a guardare con i loro occhi ciò che la propaganda della rivoluzione anti-Ceaușescu aveva in quel momento ordito. La figura quindi dell'inviato speciale. Ieri sera ho passato gran parte della mia serata, sottraendola alle mie vacanze con i miei bambini, a organizzare la trasferta dei miei inviati in Libia.
perché è necessario avere persone che vadano sul posto e che raccontino con la loro esperienza, con i loro occhi, quello che sta avvenendo là. E devo dire che mi ha commosso mia figlia Agnese quando mi ha detto: mamma mia, sembrava che stessi parlando con noi, quando mi sono rivolto a Carmela Giglio, la mia inviata che oggi è partita per la Libia, dicendo: per favore fai attenzione, abbi cura di te, non rischiare, cerca di essere attenta. Perché io capisco quella che è la passione che muove questa professione, che è proprio quella di essere testimoni. Noi questa cosa spesso ce la dimentichiamo, che non siamo protagonisti dei fatti, siamo testimoni dei fatti e quindi non siamo, diciamo così, coloro i quali si mettono al centro del mondo, ma quelli che guardano al mondo da un angolo e lo raccontano con onestà. Ma per raccontare il mondo da un angolo e con onestà bisogna esserci. Per questa ragione preferisco sempre che ci sia tanta gente, tanti inviati, tante persone che vadano nei posti a raccontare i fatti, non soltanto di guerra o di politica estera, ma anche i fatti della politica, ad esempio, perché tante volte mi è capitato di leggere titoli di giornali con virgolettati di politici, di eminenti istituzioni, che non erano quelli che poi avevamo sentito dal vivo con le nostre orecchie, o che erano semplicemente una lettura o una rilettura di parte di quegli interventi. Mi fido dei miei inviati, mi fido di me stesso, mi fido di ciò che vedo e che con onestà racconto ai miei lettori e ai miei ascoltatori. Beh, io, sempre per citare esperienze personali, visto che quello a cui ci ha chiamato appunto Savorana, devo fare una premessa, che a Napoli c'è una fucina infinita di occasioni per correggere quello che stiamo facendo, c'è come lo stiamo facendo. La storia del fantasma, sì, al museo archeologico, sì, esatto, è vera, non so se l'avete letta, pare che ci sono i fantasmi lì, il direttore del Mattino ci dirà se è vero. Questo, adesso ne parliamo, ma diciamo è solo l'ultimo caso. Diciamo, è una città in certi casi generosissima, ma certamente anche quella del pressappoco, no? Quindi chiaramente quando arriva la notizia arriva sempre un po' sgangherata, a volte non precisamente rispondente a come poi alla fine verrà accertata, magari enfatizzata, magari invece anche sminuita. Quindi insomma il lavoro che si fa esattamente è quello di riuscire a darle la collocazione giusta, magari partendo da una fiammata iniziale che è di entusiasmo, per arrivare eventualmente, a volte succede anche quello, ad una delusione finale che ce la fa, non dico derubricare, ma certamente mettere in una collocazione molto più modesta e molto meno enfatica. Naturalmente, appunto, sempre ripeto, per raccontare un'esperienza personale, avendo deciso che la formula del Mattino in particolare è la formula cosiddetta global, cioè appunto globale per quanto riguarda l'informazione nazionale e internazionale, quindi con l'evidenza dei titoli di giornata più importanti, ma ovviamente molto attenta al territorio che è il nostro sale, anche la nostra ricchezza, e quindi da lì partiamo per raccontare le storie e appunto le verità napoletane, campane, del sud in particolare, diciamo che la vocazione appunto del Mattino è quella di essere il giornale del mezzogiorno. Quindi spesso, dicevo, succede, in particolare succede con le notizie giudiziarie, ad esempio, perché in questi giorni, sono ormai questi mesi, anni, potremmo dire gli ultimi due anni in particolare, le inchieste sono tornate insomma in grande auge, e quindi con i famosi verbali, con le indiscrezioni, eccetera. Spesso i verbali vengono preceduti da informazioni magari succinte e magari anche un po' tagliate drasticamente, che danno dei titoli magari eclatanti o particolarmente diciamo così attraenti. Poi ovviamente, andando a guardare bene le carte, leggendo con attenzione e con rispetto della persona, sempre per tornare al principio di cui sopra, ti accorgi che magari invece quel titolo stillato non poteva essere fatto, che magari la tangente non si era proprio intascata, che magari appunto l'amante di un certo sospettato in realtà poi non poteva essere rivelata perché era minorenne. Insomma, una serie di aspetti che ovviamente ti costringono, giustamente aggiungo, anche a ridimensionare la notizia stessa, oppure succede però anche al contrario, cioè succede che a volte l'assuefazione a certi filoni di notizia ci porta come primo acchito, come prima reazione, a quella di dire: ah sì, è la solita storia. Anche noi giornalisti, anzi forse soprattutto noi giornalisti, c'è il problema di non stupirsi, di non indignarsi, di non balzare
sulla sedia davanti alla notizia perché viene ritenuta seriale, e cioè seriosa, anche cioè alla fine noiosa, perché appartiene a un filone già arato nei giorni, nelle settimane, addirittura nei mesi precedenti. Allora in questo caso la difficoltà è riuscire a guardare la notizia in tralice, metterla appunto nella giusta angolazione e vedere che c'era invece quel risvolto che può diventare una chiave importante e che può far assumere alla notizia stessa un'evidenza che altrimenti non avrebbe avuto, e quindi addirittura una dignità da prima pagina, da commento, eccetera eccetera. Succede spesso nei giornali che la notizia non compresa bene alle 11 del mattino sia capita meglio alle 3 e mezza, o addirittura in limine mortis, come dicevano i latini, all'ultimo momento, a mezz'ora prima della chiusura della prima pagina, perché ci si è resi conto che effettivamente o si stava commettendo una forzatura e quindi cambia la prima pagina, cambia il pezzo, cambia la collocazione, c'è il rischio di chiudere tardi, oppure invece no, mettiamola con più evidenza, con maggior forza, e soprattutto blindiamola meglio, cioè evitiamo che ci siano spifferi anche gli altri giornali, e che quindi automaticamente insomma domani si possa avere il risalto, e per i lettori quindi in edicola, e per diciamo la risonanza pubblica anche di un certo tipo. Quindi insomma, ora citava prima Preziosi, bontà sua, l'ultima storia che abbiamo raccontato sul Mattino, che è questa qui dei fantasmi al Museo Nazionale. Fantasmi, naturalmente la parola è usata, diciamo così, a beneficio della comprensione immediata, ma insomma non so se poi tali si possono chiamare. In poche parole, mentre facevamo una delle nostre così, inchieste sui beni culturali di Napoli, recentemente un cronista, si chiama Paolo Barbuto, del Mattino, mi piace ricordarlo perché è veramente quello che io considero l'Indiana Jones, la cronaca cittadina, e a Napoli ci sono molte, molte occasioni, appunto in questa ricognizione ha scoperto che effettivamente in una sala in fase di ristrutturazione al Museo Nazionale, il Museo Archeologico, che molti di voi conoscono, che insomma accoglie molti tesori, in particolare di Pompei, insomma greco antichi, insomma romani, insomma di ogni genere, praticamente in una sala, ripeto, gli operai si erano lamentati perché c'erano continui crolli, spostamenti di oggetti di cui non si capiva bene la natura. Allora è intervenuto il Ministero, è stato chiamato, sollecitato direttamente, e in sostanza ha mandato appunto un dirigente, un funzionario che è un architetto, che sul posto ha verificato effettivamente la stranezza di questi avvenimenti di cui non si riusciva a capire la ragione. Sono state fatte molte fotografie, che alcune di queste contemplavano anche il viso, i tratti insomma degli operai che lavoravano lì, e da una di queste, che appunto ci è stata poi sottoposta, emergeva la sagoma di una bambina. Detto sinceramente, ricordava sin dall'inizio un fantasmino di quello dei film che voi ben conoscete, ma la cosa più divertente qual è? Che questo tecnico a quel punto ha chiamato il Ministero perché venissero inviati i Ghostbusters, cioè gli acchiappafantasmi. Ovviamente è questo che mi ha fatto balzare sulla sedia, e ho detto, beh, a questo punto è una notizia della prima pagina talmente curiosa che mi sono battuto strenuamente, va in prima pagina di taglio, nonostante quel giorno ci fosse l'attacco appunto dei ribelli a Tripoli, quindi insomma una notizione di giornata. Però ho detto, siccome appunto in nome del Glocal questa notizia la difenderò con i denti, è l'unica notizia secondo me che ci deve stare domani sul giornale, tutto il resto può anche crollare. E quindi l'abbiamo messa con la goliardia, diciamo ovviamente, di raccontare una storia molto strana e insomma per certi versi incredibile, naturalmente testimoniata dai protagonisti che abbiamo sentito uno per uno, ecco lo scetticismo del caso che riguardava questa fotografia, dove effettivamente l'abbiamo sottoposta anche a un esperto, come era giusto che fosse, e l'esperto ha detto che in teoria poteva essere vera, però in teoria poteva essere anche falsa, come molte cose napoletane del resto. Ecco, e quindi potremmo dire anche italiane, perché non vorrei che questo sembrasse. E quindi oggi vedo che infuria la polemica non sulla manovra, non sui tagli di Tremonti, bensì sul fatto se questa possa essere o meno un'applicazione dell'iPad trasferita sulla foto, appunto. E quindi il dibattito planetario avviene attorno al fantasmino della bambina quindi questo per dire insomma come le notizie insomma ci abbiano. Mi hai fatto ricordare che non ho mandato un inviato a Napoli per la storia del fantasma. Paolo Cremonesi, domani mi porti un'intervista al fantasma. Assolutamente, se non rientrare, o rientri a tue spese. Sarebbe lettissima, sicuramente. Pare che i Ghostbuster non sono andati perché li ha tagliati Tremonti con la manovra. Esatto. Costavano troppo. Esatto. Quanto
il senso dell'interlocutore, cioè i tuoi ascoltatori, i tuoi lettori, è presente nel momento in cui pensate le notizie e decidete di porgerle in un modo piuttosto che un altro, perché evidentemente lo stesso fatto può essere propinato in un modo che aiuta una chiarezza, una completezza, una conoscenza, o in un modo che aumenta la confusione, la rissosità, la paura nelle persone. Allora, quanto l'interlocutore, al di là del problema dell'ascolto o dell'acquisto del quotidiano, è presente nella fattura ordinaria, ora per ora, giorno per giorno, dei vostri giornali? Beh, la risposta è già nella domanda. Ti ricordo che noi facciamo servizio pubblico e che per noi l'editore di riferimento è l'ascoltatore, quindi tutto quello che noi facciamo è orientato a dare la possibilità all'ascoltatore di farsi una propria autonoma, indipendente e completa idea. Noi non dobbiamo orientare, non dobbiamo far capire a nessuno per chi votiamo o per chi non votiamo. Nello spirito del servizio pubblico cerchiamo semplicemente di informare. Questo è, diciamo, molto sinteticamente quanto volevo rispondere alla tua domanda. Stavo invece ragionando, sentendo Cusenza prima, anche su un altro aspetto molto interessante. Lui parlava prima anche del rapporto tra carta stampata, nuovi media, la velocità della notizia, eccetera. Una domanda che mi sento rivolgere spesso è se i nuovi media sono destinati a sostituire i vecchi. Credo che Wirman, da direttore di carta stampata, se la senta ripetere più spesso di me. Se cioè ci sarà o verrà decretata, ad esempio, la morte della carta stampata rispetto a nuovi strumenti tecnologici come internet, come il web, come i giornali online, eccetera. Beh, io credo che non bisogna essere dei fini e raffinati massmediologi per constatare che nella storia della comunicazione, nella storia dell'informazione, nessuno strumento di comunicazione nuovo ha mai ucciso quello precedente. Mi ricordo una canzone degli anni Ottanta che suonava più o meno "Video killed the radio star", il video ha ucciso la star della radio, e i fatti di questi giorni ci dimostrano che non è così. Oggi viene vaticinata una fine imminente del giornale di carta stampata, e anche di questo io sono assolutamente convinto del contrario, che la carta stampata manterrà, se saprà ritrovare un ruolo nei prossimi anni, nei prossimi decenni, quella dose di imprevedibilità e di forza che ci spinge al mattino ad andare a comprare il giornale in edicola. Quindi non ci sarà, per così dire, una soppressione del nuovo rispetto al vecchio. Con una riflessione in più, che non sempre ciò che noi troviamo sulla web o su internet ci dà proprio quella certezza di cui abbiamo parlato fin dall'inizio del nostro incontro. Io non sempre sono certo se il sito a cui mi rivolgo non è a sua volta certificato, se non si tratta del Corriere.it, se non si tratta del Mattino.it o del mio sito, del grr.rai.it, che ciò che trovo da leggere in quel sito sia effettivamente una cosa di cui debba essere certo. Per cui l'elemento della professionalità, l'elemento della valutazione giornalistica dei fatti, l'esigenza di fare ricorso comunque a testate certificate di grande affidabilità e di grande credibilità rimarrà e rimarrà negli anni. Di questo ne sono assolutamente sicuro. Insomma, il nuovo media non cancella il vecchio. Semmai, Wirman, dobbiamo inventarci un patto tra vecchi media e nuovi media, per collaborare tutti insieme a fare in modo che non ci sia un contrabbando di verità, ma che ci sia invece un qualcosa che ci dia, per così dire, la certezza che ciò che troviamo nei vari strumenti di comunicazione sia assolutamente possibile. Perché essere molto informati non significa, a mio avviso, essere meglio informati, perché richiede uno sforzo da parte del lettore, dell'ascoltatore, del telespettatore, del radioascoltatore, uno sforzo, direi, di avvedutezza, di consapevolezza, di discernimento, cercare di capire che non tutto ciò che viene propinato è, per così dire, Vangelo, è, per così dire, certezza. Quindi lo sforzo, cito Ben Bradley, mitico editor del Washington Post, il quale diceva che la verità è un processo e bisogna arrivarci tutti insieme, lettori e giornalisti, e quindi in questo caso
giornalisti della carta stampata, della radio, della televisione, del web, con il contributo essenziale, con la coscienza essenziale di ciascuno di noi, di ciascuno di voi. Torniamo alla centralità dell'uomo, torniamo alla centralità dell'essere umano. Quando Emilio Rossi diceva «la famiglia, l'avete avvertita», ci poneva di fronte a questo grande problema, il fatto che cioè nessuno debba sentirsi danneggiato se non dalla certezza dell'informazione, nessuno cioè debba essere, per così dire, come essere umano posto in secondo luogo rispetto a quella che è la nostra attività professionale. Bene. Io mi volevo riagganciare a questa seconda parte del discorso di Preziosi, che riguarda appunto anche la trasformazione e quindi il destino dei quotidiani di carta stampata. Effettivamente questa domanda, che fine faremo, ce la facciamo tutti i giorni, ma io senza sapere esattamente quale sarà l'approdo finale, altrimenti sarei presuntuoso o farei un altro mestiere, quello di Vate o di Aruspice, penso che non sarà una brutta fine, nel senso che non è per un innato ottimismo della volontà, ma è perché ritengo semplicemente che si vada incontro a una trasformazione di questo mestiere, in particolare appunto di chi lo fa su carta stampata. E esattamente come si è passati dai cavalli al motore a scoppio, i cavalli poi sono insomma stati trasferiti nel motore a scoppio, si chiamano cavalli pure quelli, naturalmente sono cavalli meccanici, però alla fine l'uomo insomma una soluzione l'ha trovata, voglio dire. Quindi da questo punto di vista, siccome c'è un'insopprimibile esigenza di informazione e soprattutto di informazione anche approfondita, oltre quella diciamo così flash di cui parlavamo prima, io sono assolutamente ottimista. Dove non sono ottimista è invece sul passaggio niente affatto indolore che ci attende. Che cosa intendo dire? Cioè che il passaggio dalla carta stampata così come la conosciamo oggi a diciamo, i giornali quotidiani del futuro sarà assolutamente sanguinoso. Sanguinoso lo è già dal punto di vista dei tagli, delle ristrutturazioni, della trasformazione del sistema industriale che riguarda un quotidiano. Ma dovete pensare che cosa significa la parola transizione in un processo industriale. È un processo molto complicato, soprattutto perché comporta dei costi spaventosi. Vi faccio solo un esempio: da ormai più di un anno insomma c'è la versione cosiddetta iPad, cioè elettronica, dei quotidiani e sta avendo anche un discreto successo. Per esempio sul Mattino l'abbiamo messa il mese di dicembre, poi a pagamento dal mese di luglio, e sta avendo un discreto successo. La gente proprio lo compra il giornale ormai nella versione elettronica ancora più che nella versione di carta stampata, non nei numeri intendo dire, ma diciamo a secondo per della fruibilità che vuole avere, cioè in poche parole non deve scendere di casa alle 6 del mattino, lo può leggere comodamente per chi ha questi mezzi naturalmente sull'iPad. Ora, quindi è chiaro che quello sarà l'approdo, però nel frattempo che cosa succederà? Che i giornali oggi mettiamo stampano 200.000 copie di carta stampata, benissimo, nel frattempo ci sarà un tot che va la versione elettronica appunto sull'iPad, ma man mano che passa il tempo questo tot aumenterà sempre di più, cioè in poche parole 200.000 copie stampate su carta stampata e poi diventeranno 160 e quelle diventeranno 40, poi 100 e quelle diventeranno 100, insomma questo travaso sarà progressivo. Ma nel frattempo, per stampare il giornale appunto con l'inchiostro, naturalmente si sosterranno dei costi che sono elevatissimi, perché prima il costo a copia era X, domani sarà X più Y, perché ovviamente si produrranno allo stesso prezzo molte meno copie. Quindi il problema qual è? È esattamente intercettare questo cambiamento, preparare nei costi, insomma, nello sforzo industriale questo tipo di trasformazione e arrivare all'approdo finale, che sarà quello di un giornale diciamo più elitario di carta stampata, un giornale più popolare, tra virgolette, elettronico. Senza pensare che il giornale sarà lo stesso. Io mi rendo conto che vi sto costringendo ad una galoppata anche nel futuro abbastanza complicata per chi non è del mestiere, però provo a spiegarmi meglio. Oggi noi abbiamo la versione che è la versione che voi leggete la mattina in edicola, anche quella elettronica, che è il frutto di una elaborazione nel corso della giornata, di un aggiornamento in cui a un certo punto si mette il punto e si dice fine, stop. Quindi la prima notizia è X, la seconda è Y, la terza è Z.
i giornali del futuro non saranno così, saranno più simili evidentemente a un sito, in che un sito approfondito, cioè che cosa significa? Che tutti gli sforzi che oggi si fanno per aggiornare la foliazione, la gerarchia delle notizie, la completezza, verranno fatte in tempo reale e il lettore potrà accedere elettronicamente a queste trasformazioni, a questi aggiornamenti in tempo appunto reale, e quindi avrà alle 5 del pomeriggio il giornale che fino a quel momento è la redazione in grado di offrire con tutti gli aggiornamenti del caso. Quindi un giornale che è un work in progress esattamente come un sito, con la differenza che però rispetto al sito ha dei lettori esclusivi, cioè che hanno pagato per avere questo servizio, e per di più lo sforzo sarà di fornire notizie solo che hanno avuto l'approfondimento e non notizie, tra virgolette, diciamo on the surface, come dicono gli americani, cioè di superficie, che alla fine sono soltanto quelle, diciamo, appunto, come dire, le instant news, quelle appena sfornate appunto dalle agenzie o dai siti. Quindi tutto questo, come capite, è complicato, sarà lento, sarà sanguinoso, nel senso che costerà diciamo anche insomma, dei posti di lavoro, parliamoci chiaro, perché è chiaro che esattamente quello che è successo nelle tipografie dei giornali, che si sono spopolate perché i giornalisti hanno preso il posto dei tipografi facendo al computer dei lavori che prima c'erano i tipografi, allo stesso modo evidentemente, cioè, su un computer si produrrà un giornale e le rotative saranno sempre di più, diciamo, ridotte a stampare poche copie esigue. Sarà insomma qualche cosa, un genere per amatori. Ma ripeto, tutto questo non ci deve spaventare. Cioè, morirà questo mestiere? Secondo me no. Quindi da questo punto di vista non posso che essere ottimista. Cambierà, è benissimo, vorrà dire che magari un numero più ristretto di giornalisti ci saranno, oppure saranno giornalisti con magari più freelance, ci saranno più volontari anche in questo mestiere, il che non guasterebbe, devo dirvi, quantomeno per il pathos, la carica anche etica che ci si deve mettere, perché un altro aspetto, e qui concludo perché non voglio monopolizzare il dibattito, che secondo me è importante, è che la carica etica, la carica di passione, che in certi casi porta anche alla politicizzazione, per carità, che è legittima pure quella, ma diciamo è un po', sì, è un po' affievolita, e secondo me deriva sempre dalla distanza fisica che c'è tra l'oggetto e chi la racconta. Più lontano è l'oggetto rispetto appunto a chi la racconta, più si affievolisce l'impegno, si affievolisce la vocazione, si affievolisce l'eticità del giornalista. Quindi spero che riusciremo a tenere sempre più stretto l'oggetto del nostro racconto. Vi ringrazio. Io vorrei, prima di chiudere, porvi una breve, per altrettanti brevi risposte, e vi vorrei proporre una descrizione molto semplice e sommaria che anni fa dette Don Giussani del vostro mestiere, lui che è stato un grande comunicatore di un'esperienza che ha contagiato tanti di noi e all'origine anche del meeting. Disse del vostro mestiere: lo scopo specifico, la missione per un giornalista deve essere quella di aprire tra parola e parola, o dentro le sillabe della stessa parola, aprire il più possibile uno spazio, come quando si aprono le finestre, per un'aria vera, per un senso vero, creare lo spazio che renda più riconoscibile e accettabile il senso vero. Il giornalista crea spazi per una registrazione più vera del presente. Vi vorrei chiedere brevemente che cosa suscita in voi come reazione questo brano. Beh, non si può non condividere queste, non si possono non condividere queste parole di Don Giussani. Sicuramente aiutare a registrare il presente, mi sembra quasi un'espressione radiofonica, no? A fare in modo che chi ci ascolta, chi ascolta la radio, possa avere l'autonomia, la capacità di farsi una propria idea. È un po' quello che ho detto qualche minuto fa: noi non dobbiamo orientare, non dobbiamo come servizio pubblico dare, per così dire, degli orientamenti o dire alla gente cosa deve fare o cosa non deve fare. Dobbiamo aiutare la gente ad essere libera,
a maturare da sola un proprio convincimento e una propria opinione. Io credo che queste parole di Don Giussani vadano esattamente in questa direzione. La verità è uno strumento attraverso il quale l'uomo raggiunge la libertà. Il giornalista, cito Cusenza, in quanto ricercatore di verità e poi raccontatore di verità, è persona che deve aiutare chi legge, chi ascolta, chi guarda a essere più libero. La frase mi sembra bellissima, devo confessare che non la conoscevo e quindi ho fatto bella figura senza saperlo. E, comunque no, scherzi a parte, la trovo bellissima per la semplice ragione che evoca esattamente quei punti di domanda e quei dubbi di cui parlavo prima. Cioè questo ci chiede Giussani in sostanza, di aprire le sillabe e le parole per insinuare appunto dei dubbi o per farci delle domande, e tra una parola e l'altra, cioè tra un concetto e l'altro, tra un fatto e l'altro, di riflettere se quello che stiamo dicendo è esattamente quello che abbiamo inteso dire o abbiamo recepito oppure no. Quindi è un invito veramente, che non è relativistico naturalmente, è un invito a, diciamo appunto anche qui, a una tensione interiore, ad una, come dire, apertura dell'anima, oltre che delle orecchie fisicamente, ma dell'anima, cioè ai fatti che appunto si raccontano, che si osservano, che, di cui si vuole dare anche un'interpretazione, perché poi non dimentichiamolo che, così come se a mio giudizio almeno non esiste l'oggettività del giornalista, perché parliamo davvero di una chimera, e allo stesso modo però esiste un'interpretazione del giornalista, e che quella è certa, perché è evidente che ciascuno di noi racconta le cose per come le vede, e cioè, siamo diversissimi gli uni agli altri, per cui, ed è questo secondo me il bene, la ricchezza di questo mestiere, che ogni tanto qualcuno ha perso per strada, ma che secondo me è bene che ci teniamo stretta. E allora in questo senso Giussani ci richiama a questa carica interiore, che significa esattamente come nella vita non andare mai a dormire con la sicurezza di avere detto ho fatto tutte le cose giuste. Io spero che ogni giorno di potermi alzare dicendo ma forse quello lo potevo fare meglio, cioè ecco, è sicuro quella notizia la potevo dare meglio, potevo essere più preciso, potevo essere più completo, potevo spiegarla meglio ai nostri lettori, forse non ne ho capito neanche anche bene la relazione che aveva rispetto a quell'altra notizia, che insieme mi avrebbero comportato la possibilità di aprire una finestra ai lettori. Quindi davvero questo invito al dubbio, stavolta non laico, ma un dubbio anche religioso, almeno per chi crede, penso che sia un faro da tenere ben conto. Io vi ringrazio per la sincerità della vostra testimonianza, e io quello che sento di augurare a voi è di essere sempre di più, per noi lettori e radioascoltatori, testimoni credibili, così che attraverso di voi possiamo fare, ciascuno di noi, il nostro cammino, percorso verso la conoscenza, così che, come dice il titolo del meeting, la nostra esistenza, la vita quotidiana, possa diventare sempre di più un'immensa certezza, perché senza certezza saremmo preda della paura, e voi a questo riguardo avete una responsabilità enorme, perché potete aiutarci a uscire dalla paura con la credibilità della vostra testimonianza, perché di testimonianza si tratta. Oppure cedendo, come tutti cediamo quotidianamente, a quell'interesse che è sempre meno dell'attenzione alla verità. Perché noi amiamo conoscere, e conoscere per essere liberi. Grazie del vostro contributo e buona serata a tutti. Grazie a voi.